Con l'apertura del portone della Galleria Grande ha preso il via ieri sera alla Reggia Sabauda la 27esima edizione del Gran Ballo della Venaria Reale. Un ramo d'ulivo nelle mani delle 20 giovani debuttanti accompagnate dagli allievi della terza classe del corso Agenor dell'Accademia Navale di Livorno. Una tradizione antica, quella del ballo delle debuttanti, che affonda le sue radici nella Vienna del XVIII secolo. Oggi il ballo è anche un'occasione di solidarietà e attenzione al sociale. Quest'anno aiutiamo SOS Villaggi dei Bambini, un'importante realtà internazionale che assiste l'infanzia, perché è evidente che una infanzia serena darà degli adulti sereni. La serata è stata l'occasione per conferire il premio Costanzo a Sara Simeoni, primatista mondiale del salto in alto nel 1978 e oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980. Ancora oggi ambasciatrice di quei valori di pace che lo sport può insegnare al mondo. Essere insieme a atleti di tutto il mondo, di tutte le religioni, di tutti i colori, e di essere felici di stare insieme e di condividere un momento così bello che era quello dello sport, pur confrontandosi ma rispettandosi. Ecco, io penso che sicuramente questo lo sport ce l'ha ancora, ecco, e riesce a trasmetterlo, deve trasmetterlo. Al ballo come ospiti anche 6 abbonati Rai vincitori del premio, un abbonato in prima fila. Insomma.